Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, la serie in cui recensisco un film o una serie e poi faccio uscire un doppiaggio il venerdì di quello che ho recensito. Parliamo di un film, incredibile, cioè. Ma quest'oggi non parliamo di un film, ma bensì di due film, ragazzi, perché oggi parleremo di Come ti ammazzo il bodyguard. Ragazzi, voglio fare una recensione di entrambi perché, a dir la verità, è abbastanza poca la roba da dire, ve lo dico. E quindi farò comunque però due voti separati, ok? E poi magari faccio la media di tutte e due voti insieme per dirvi se vale la pena o quello che è. Trama. Partiamo col primo. Il primo è praticamente questo. C'è questo ragazzo, che è Ryan Reynolds, che fa il bodyguard. E è uno dei bodyguard più famosi al mondo, ma puntualmente va in fallimento perché qualcuno gli ammazza il cliente proprio quando non se l'aspetta. Nonostante tutto, comunque, è bravo. C'è quest'altro, invece, che è Samuel L. Jackson, che è il contrario. Quindi è un sicario, che è uno dei più bravi al mondo, ma in questo momento è sfigato. Perché? Perché è l'unico che sa delle cose che potrebbero incriminare il dittatore della Bielorussia per crimini di guerra, crimini con, insomma, il suo popolo, discriminazioni, leggi razziali, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi è braccato da altri sicari e sta un po' rovinato, perché lui è l'unico informatore che può buttarlo a fanculo, sto tizio, e quindi serve al governo e lo vuole in vita. Per cazzi e ammazzi vari va a finire che lui praticamente deve aiutare Ryan Reynolds, deve aiutare Samuel L. Jackson a arrivare a testimoniare a questa sentenza. Diciamo che il primo ha delle battutine carine, la trama secondo me ha pure senso e hanno trovato, diciamo, una coppia che funziona, Reynolds e Jackson. Molto felice, devo dire, la trama del primo io gli do anche un bel 7, perché comunque non è male, hanno fatto un esperimento, è carino, è uno di quei film tipo, che ne so, sempre Come t'ammazzo il capo, Come t'ammazzo il capo 2, lì tutte queste stronzate, lo guardi una volta, dici carino e vaffanculo. Comunque non è un capolavoro, ma ci sta. Parliamo invece della trama del secondo. La trama del secondo è che questi tizi, comandati da questo specie di Mussolini greco, sempre andando un po' così, vogliono praticamente distruggere tutta l'Europa con un'arma tecnologica che fa saltare praticamente tutte quante le cose che ci abbiano un GPS o un Bluetooth o quello che cazzo è in Europa, perché l'Unione Europea ha tassato la Grecia, e lui dice tipo: "Oh, la mia amata Grecia, nazionalisti, vai, eh." E niente, loro ci si capitano per cazzo proprio, senza motivo, vengono buttati lì dalla trama senza motivo, per di più in questo film qua. Ok che Ryan Reynolds come personaggio era un po' stupido prima, ma in un modo simpatico e comunque le cose le sapeva, qui automaticamente diventa un coglione. Cioè, uno che praticamente ogni due secondi via botte a destra e manca, si è dimenticato come combatte, cose del genere. Quando invece, a dire la verità, comunque era bravo a fare il suo lavoro, aveva avuto solamente sfiga. Invece qui lo dipingono come un cretino assurdo, senza motivo. E questa è, diciamo, la fase comica del film. Cioè, la cosa più comica che vedrete in questo film è come in ogni situazione Ryan Reynolds ci pia le botte. Ok, dopo due volte comincia a essere noioso, secondo me. Per di più, vabbè, insomma, devono cercare di fermare questo. In questo film, diciamo che si inoltra la terza protagonista, che è la ragazza di Samuel L. Jackson, che c'era anche nel primo, ma era un po' secondaria. E niente, per me è una trama fine a se stessa. Sembra per davvero il fantasma del primo, che volevano riportarlo ma hanno finito le idee. Quindi trama 3, perché non c'è la trama,
è secondaria per davvero. Parlando dei personaggi del primo, vi posso parlare appunto di Ryan Reynolds, che viene sviluppato perché lui appunto perde la licenza per fare il bodyguard, ma ci sta come cosa, e comunque passa la cosa un po' male. L'ex ragazza di Ryan Reynolds, che comunque pure lei ce l'aveva con lui perché metteva solo il lavoro al primo posto, adesso che invece ha perso il lavoro, lui infatti ha capito che non ha perso tutto e vorrebbe riallacciare i rapporti. Samuel L. Jackson, diciamo che invece impara ad essere un po' meno menefreghista e che non sempre lavorare da soli è la cosa migliore, visto che poi gli salva il culo. E la ragazza di Samuel L. Jackson non impara un cazzo, è sempre uguale. Fine, ecco i personaggi del primo, un 6, perché comunque in base alla trama che c'era nel primo hanno senso in base anche a quello che era, perché la ragazza di Samuel L. Jackson viene messa poco nel primo film. Nel secondo film i personaggi: Ryan Reynolds, coglione che ogni due volte casca per terra, viene investito, gli sparano, quello che cazzo è, e basta. Samuel L. Jackson sembra aver dimenticato l'insegnamento che aveva preso al primo, quindi continua tranquillamente a fare quello che cazzo faceva all'inizio. La ragazza di Samuel L. Jackson uguale pure qui per tutto il film. Fine. Quindi personaggi del secondo, 3 di nuovo, perché fa veramente ridere. Obiettivo del primo secondo me era portare appunto un filmetto da guardare caruccio con la famiglia, che comunque faceva ridere, magari non troppo con la famiglia, però quello che cazzo è, insomma, una cosa, una cazzatina che poteva essere guardata piacevolmente al cinema, che non ti faceva dire ho buttato i soldi, tipo Doctor Strange. E basta, cioè, ci sta, cioè, secondo me l'obiettivo è raggiunto, gli do pure un 7, dai, un 7 ci sta. Il secondo, invece, secondo me l'obiettivo era, cioè, secondo me è cercare di riportare la stessa cosa, ma non ci sono riusciti. Anzi, magari era pure l'obiettivo di farla diventare una saga, come poteva essere, che ne so, Fast and Furious. Ma no, perché non è detto che se funziona una volta, funziona due volte. Soprattutto se la seconda volta lo fate con molto meno impegno. E quindi obiettivo pure qui 3. Quindi, dicendovi questo, voto finale del primo film 7 meno, per dirvi. Voto finale del secondo film 3. 3 proprio concordato, tranquillamente, proprio una merda, piscio di cane. E facendo la media, diciamo, di tutte e due, quindi possiamo metterci in 5. Cioè, se proprio volete iniziare questa saga, ma tanto vi potete tranquillamente guardare il primo e smettere, perché si vede che non avevano, cioè, secondo me neanche se l'aspettavano che andasse bene quel film, però quanto pare c'è andato, e quindi hanno colto l'attimo, oddio, sbrigatevi, fate subito il secondo, così fammi i soldi. No, è andata una merda. E niente, tutto qui. Grazie di avermi seguito fino ad ora. Vi consiglio di andarvi a vedere vi consiglio di andarvi a vedere le altre recensioni. Aspettate il doppiaggio venerdì.